Benvenuti e bentornati da Anammea. Oggi vorrei parlare di assunzione di responsabilità come primo passo per trasformare la propria esistenza. L'assunzione di responsabilità è, in effetti, il primo passo per rivoluzionare la propria esistenza. Ci sarebbe da parlarne per ore, ma saremo brevi, umili e molto pratici. Assunzione di responsabilità significa innanzitutto riprendere il potere sulle tue azioni, pensieri e parole. In altre parole, sulla tua esistenza. Facciamo un esempio pratico. Un uomo ordinario esce e gli capita di incontrare una persona che lo irrita, lo infastidisce, lo fa arrabbiare o addirittura lo insulta. Quest'uomo ordinario avrà una reazione e, tornato a casa, ne parlerà con la moglie o col figlio o al telefono con un amico. Probabilmente esordirà dicendo: quel cretino mi ha fatto arrabbiare. Quello stupido mi ha irritato. Oppure: quando incontro quell'ignorante mi infastidisce. Quel tipo è un folle, un violento e mi ha insultato. Tutte queste affermazioni, che normalmente ad una mente ordinaria appaiono ovvie, giuste, incontestabili e condivisibili, in realtà non stanno facendo altro che affermare che il mio stato di arrabbiatura, fastidio, insofferenza, tristezza dipende dal comportamento di coloro che incontro. In pratica, la mia serenità, la mia pace interiore sono in balia del caso, o peggio, nelle mani degli altri, e che non ho nessun potere sul mio stato interiore. È questo che sto affermando. Gli altri influenzano la mia esistenza e decidono con le loro azioni e parole se una giornata sarà per me serena oppure nera. Non è un bel modo di vivere. Ma nostro marito, moglie, nostro figlio o il nostro amico al telefono, se una persona ordinaria, ci darà ragione e ci dirà: quel tipo è proprio un cretino, hai ragione. È un pazzo, come ha potuto insultarti? Hai ragione ad essere arrabbiato, ti capisco. Ecco, queste sono reazioni ordinarie. Solitamente poi a queste reazioni seguirà una dissertazione sul cretino in questione, dove, oltre che giudicarlo pesantemente, si passerà anche a tracciare profili psicologici dell'individuo. Si cercherà, nel migliore dei casi, di giustificare i suoi insulti con qualche pseudo-diagnosi di follia, fatta peraltro senza alcun titolo, e questa è ordinarietà e normalità. Oltretutto, tutto questo ciarlare e blaterare ci avrà rubato come minimo un'oretta del nostro tempo. Inoltre, strascichi di ira, di ansia, di rabbia ci perseguiteranno tutto il giorno. Continueremo a rimuginarci e magari finiremo addirittura per avere qualche incubo notturno. È questo l'agire e il pensare ordinario. Ma diciamoci la verità, in tempi di inconsapevolezza, a chi di noi non è mai capitato di agire in questo modo? In questo agire ordinario, tutta la nostra attenzione si è focalizzata sul cretino di turno che abbiamo avuto la sventura di incontrare.
Ciò accade poiché ci siamo profondamente convinti che il tale cretino abbia il potere di renderci arrabbiati, infastiditi, irritati, che abbia il potere di influire su di noi e modificare il nostro stato d'animo, con una semplice affermazione stupida o con un semplice insulto. Questo significa scaricare sul cretino non solo il potere, ma con esso anche la responsabilità del nostro stato d'animo. E qui ci riallacciamo alla assunzione di responsabilità. E ti dico cosa accade a me oggi. Punto primo. Se incontro un inconsapevole molto ignorante o aggressivo, il tale cretino, innanzitutto lo percepisco immediatamente. Dunque, se decido di agire, lo farò in uno stato di consapevolezza, sia che decida di tacere, di dialogarci civilmente o di mandarlo a quel paese. In ogni caso starò agendo nella piena responsabilità della mia azione, ovvero sarò pienamente cosciente di avere il potere di scegliere. Dunque starò esercitando il potere di scelta e non sarò vittima di una reazione inconscia. Punto secondo. Nel momento in cui l'evento si svolge, esso per me è già concluso. Non starò a rimuginarci sopra, né gli darò valore tanto da parlarne a qualcuno. Se proprio non fossi convinta in quell'occasione di aver agito al meglio, focalizzerei la mia totale attenzione su come ho agito, cercando eventualmente di comprendere il perché delle mie azioni e parole. Punto terzo. Chiariamo che quando agisci con presenza, riesci in fretta a dimenticare l'evento in sé. Non trovi senso nell'indugiare ad ispezionare la psiche dell'altro, ma ti focalizzi sulla tua. Non trovi senso nel giudicare l'altro oltre un breve commento, ma ti focalizzi sull'osservazione di te stesso. Che senso avrebbe giudicare ogni folle, ignorante o cretino che incontri? Una vita intera non ti basterebbe e sarebbe in ogni caso una vita sprecata. Che senso ha arrabbiarsi per l'altrui ignoranza o inconsapevolezza? La compassione è l'unico sentimento da riservare a queste persone, non certo la rabbia. E se proprio un accenno di rabbia scappa fuori per un momento, perché non siamo ancora dei Buddha e quella giornata in quel momento ci gira male, allora facciamo sì che con l'auto-osservazione essa si dissolva in fretta, come vapore bianco. Assumerci la responsabilità del nostro stato significa, è vero, auto-osservarci e auto-giudicarci. Significa lavorare su noi stessi duramente. Ma questo lavoro spirituale ti renderà libero. Ti renderà il potere di gestire la tua esistenza con coscienza di ciò che fai e che dici. Responsabile dei tuoi meriti e dei tuoi errori. Fa nulla se talvolta ti dirai: ok, ho sbottato e ho mandato il tizio a quel paese. Mi sono lasciato trascinare per un momento nel vortice della rabbia. Tutto bene, è perfetto. Stai già imparando ad osservarti e a conoscerti. Stai iniziando ad assumerti la responsabilità del tuo essere, delle tue azioni. Stai modificando il tuo punto di osservazione.
stai spostando l'obiettivo dall'altro su te stesso e quindi stai imparando che il centro del tutto sei tu, che è dentro te e che se inizi a vederlo, e questo è meraviglioso e rivoluzionario, potrai inciampare altre mille volte, ma mille volte ti osserverai e comprenderai e più imparerai di te stesso. E infine, lavorando in tal modo, sarai divenuto un essere responsabile, a cui non interessa più giudicare l'altro, capire i suoi meccanismi mentali, ma che è interessato ad osservare, aiutare, purificare ed insegnare a se stesso. Certo, capiterà ancora qualche inciampo, ma siamo umani e, ripeto, non siamo né il Cristo né il Buddha, che pur si incazzavano di tanto in tanto. Dunque, perdoniamoci. E aggiungerei che a volte anche un biglietto di sola andata per quel paese può essere un sonoro schiaffone di risveglio per chi lo riceve. Così come la nostra pacifica parola in risposta ad un insulto può essere un potentissimo e profondo illuminante messaggio di risveglio, più di ogni vaffa. Insomma, procediamo senza pretendere perfezione divina dagli altri e da noi stessi. Camminiamo con l'attenzione focalizzata sul nostro sé. Il resto verrà dal sé. Anche i miracoli e le rivoluzioni interiori. Buon cammino e a presto da Anna Mea. Ricordando sempre a tutti noi che non siamo soli.